scossa molto qualitativa, c'è da perdere un po' di tempo secondo me, qualitativa, è una triste quartier quintè con i nastri, andiamo a leggere un po' il campo dei partenti, davanti Steven, Relli, Tutù, Venale, Ribelle, che è uno dei favoriti chiaramente, con i nastri, Roger Tutankhamon, a 2080 Ultra, Surceus, a 2100 Superstar e Ursa Caff con Raffa Palomba, resta a casa speciale. E così va al comando, al largo di tutto, Ribelle come da copione, parte sempre con i nastri alla grande e scende lungo i birilli. Al largo è Venale, ma è di galoppo un po', quindi lungo di... galoppa Venale. E quindi Ribelle in chiaro vantaggio nei confronti di Mario Minopoli Junior con Tutù del Ronco. Poi c'è Urceus MDM che è partito molto bene, c'è l'altro Steven di Galoppo che era l'altro Minopoli e così Ribelle fa i propri comiti e completi 400 in 31 e qualche spicciolo. Quattro cavalli hanno preso il largo, ma ora il buon Vincenzo D'Alessandro può già un po' meglio graduare, 46,8 sul mio cronometro 600, e viene via tutta bordata Urceus MDM, che era rimasto a largo partita alla grande, e si presenta al salti di Ribelle che controlla. Mezzo miglio in 1,3 addirittura, Ribelle, Urceus, poi via via tutti gli altri, Tutù del Ronco, Rally Regal. Primo chilometro su mio in 16,9 e cavalli che affrontano la penultima curva con Urceus che è sempre al salti del leader che gli fa fare andatura costante ma anche un po' leggermente sostenuta. Mezzo miglia alla conclusione. Ribelle, vedete, deve essere sostenuta e comandata dal suo interprete, un po' pigrone, vedete, strappato pure, però insomma non allunga ancora come si deve. Frazioni in 15,5 di fronte, mentre Urceus perde qualche battuta, non c'è spazio per Tutù del Ronco, ora lo trovo lo spazio ma poi viene ricoperto. Cavalli sull'ultima curva con Ribelle al comando, viene via il 9 di Urceus un'altra volta, ma stana Tutù, Tutù del Ronco va deciso su Ribelle. Si gioca in famiglia probabilmente, sono cugini due, insiste Tutù del Ronco, tu, ed è tu del Ronco, viene via la grande Superstar Riff, e mentre Tutù non ha problemi, sul palo Ribelle salva la seconda moneta. Andiamo a rivederlo un pochettino insieme per essere più precisi, per Tris, Quartè e Quintè. Bella vittoria del francesino che ha usufruito della scia di Ribelle, non è più il Ribelle di una volta, si è calmato questo Ribelle, non avrebbe mai perso una corsa del genere, ma l'età c'è, le battaglie sono state tante e quindi ottimo secondo. Andiamo a vedere, 3-5-12 per la Tris, 3-5-12-10 per il Quartè, e 3, 5, 12, 10, 2, probabilmente per il Quintè. Ma come dice sempre lo zio, conservate i biglietti, attendete sempre l'ordine d'arrivo ufficiale della giuria, del giudice d'arrivo, poiché l'arrivo lo fa la giuria e non lo zio. Grazie ancora, noi ci risentiamo prima di Natale, per il momento facciamo ancora i complimenti a Gaetano Di Nardo, che ha fatto cantare ancora una volta Napoli con il suo Zefiro Dete. Signori, grazie per l'attenzione, da Emilio Migliaccio, allo studio centrale, saluti più cordiali, alla prossima volta, col vento che fa, ora è meglio andare a casa. Buonasera a tutti.